Salve a tutti. Secondo video sulla Juve. Allora, aspetta, perché qui bisogna trovare le parole, perché voi siete dei marpioni. No? Joao Cancelo. Voi sapete quello che penso. Cioè, ormai non mi ricorda più nessuno, però quei pochi che si ricordano ancora di me, nel frattempo onde inverosimili per il passaggio della riscafo, sanno la mia opinione. Joao Cancelo è stato erroneamente e follemente denominato un campione, ma tale non è. È un terzino che non conosce i fondamentali rudimenti della fase difensiva, fa tante cose buone, ha una tecnica importante, però non è un esterno, non è un dribblatore, non è un ala dribblatore, non è un facitore di gioco, anche se Guardiola è riuscito a fargli fare la mezzala in costruzione facendosi coprire da Walker col City. Cancelo è un giocatore di qualità, cioè la tecnica nei piedi è in suo possesso. Per me il suo ruolo ideale è esterno in un 3-5-2, fa anche il terzino a 4 sia a sinistra che a destra, ma spesso le sue disattenzioni difensive sono costate care, come l'incontro col PSG e qualche altro match. Agli europei non ha strabiliato, non ha dato un impatto offensivo, però non ha commesso neanche errori clamorosi, ecco, da cerchiare con la matita rossa. Sapete che c'è qualcuno che riteneva il Cancelo sarebbe stato un fenomeno, infatti è stato mandato via dal City, è stato mandato via dal Bayern Monaco, dal Barcellona. Probabilmente è ancora una volta una lettura mainstream che ha raccontato qualcosa del portoghese non effettivo. Adesso si sta vociferando che Thiago Motta abbia scelto la Juventus e che questa operazione potrebbe avvenire con un prestito con diritto obbligo di riscatto col Bayern Monaco, perché è ritornato in Germania, ma il nuovo progetto tecnico non sembrerebbe prevedere il suo inserimento nella rosa 24-25 dei bavaresi, che devono anche recuperare dopo il primo anno di sconfitte in Germania. Io lo dico, per me è pollice su, cioè Joao Cancelo è un giocatore che magari arrivasse alla Juventus, ma precisiamo, è tanta roba per il livello di questo campionato italiano. Cioè è un giocatore che in Italia, cioè i nostri nomi sono Timothy Weah, sinceramente può andare a fare il parcheggiatore dopo quella reazione scellerata in Coppa America, ma non solo, non si capisce quale sia il suo effettivo ruolo. Danilo in Coppa America ci ha fatto venire i brividi, c'è cioè sempre un ex giocatore messo da terzino, è inutile, non difende, non dribbla, non corre, non fa assist, non passa il pallone. Allora Cancelo sarebbe il lusso. Dopo De Sciglio, dopo Timothy Weah, dopo Danilo, cioè Cancelo è il lusso, ma che nessuno pensi che sia un fuoriclasse, cioè innalza tantissimo per il livello italiano, quindi per noi va benissimo. Cioè io sono favorevole, soprattutto come Sancho. Se dovesse arrivare Cancelo e Sancho con prestiti di diritto e di riscatto, io farei complimenti a Giuntoli, che ricordiamo ancora non è riuscito a piazzare Szczęsny, non è ancora riuscito a piazzare McKennie, e che comunque aveva nel tecnico una decisione, l'aveva preso la decisione il nuovo tecnico di confermare Rabiot, non è riuscito a farlo rinnovare. Poi lascia stare le condizioni spropositate, lascia stare che alla fine non è un male, così non siamo più prigionieri di Veronique e non si può dare così tanto a un giocatore che non è da 8 milioni di euro, e questo è sempre stato un passaggio fondamentale. Però qualcosa è venuto anche meno, cioè adesso si vede un, c'è il mainstream anche delle televisioni, dice solo cose buone, però c'è anche da sottolineare che al momento si hanno tre portieri e che McKennie c'è una patata bollente di un giocatore in scadenza e che comunque non sei riuscito a prendere una priorità, perché per il rapporto tra Thiago Motta e il francese ai tempi del PSG. Cancelo è un giocatore che può giocare in tutte e due le fasce, perfetto, non serve un terzino che si possa disimpegnare indifferentemente a sinistra e destra. Discorso è 4-2-3-1. Discorso è 4-2-3-1. Ok, però significherebbe, mettiamo che sia Sancho e Cancelo su una fascia. Mi sembrerebbe che stia un po' cambiando il modo di vedere la situazione rispetto a Bologna. E voi mi direte, certo,
A Bologna non era l'obiettivo essere al top, poi ci è riuscito Thiago Motta con uno straordinario lavoro. Sono perfettamente d'accordo con vosotros, però mi aspetterei un po' di più. Mi aspetterei un po' di più, cioè nel senso un po' più equilibrata, perché credo che una delle forze di Thiago Motta sia quella di voler proporre un gioco di qualità propositivo, ma anche una particolare attenzione alla fase di non possesso, che è una delle situazioni che ti porta a ottenere i migliori risultati in Italia, perché in Italia si vince se prendi pochi gol. Poi possiamo dire che in Champions non è così, anche perché lì intervengono le giocate dei singoli e le qualità personali. Possiamo dire che gli europei probabilmente non sarà così se dovesse vincere la Spagna, che ha sempre preso gol. Ci sono le eccezioni che confermano la regola, evidentemente, questo è chiaro. Io sono d'accordo, un'operazione non particolarmente impattante economicamente, non so l'ingaggio che voglia il portoghese per tornare a Torino. Io mi fido delle notizie perché io non ho una fonte personale. Mi dicono che Cancelo può tornare, richiesto a gran voce da Thiago Motta. Personalmente, ha tutte le carte in regola per essere un'operazione interessante, soprattutto per le condizioni economiche. L'importante è che non si faccia passare che si è preso il terzino più forte al mondo, perché non è il terzino più forte al mondo. È un buon giocatore che ha dei grossi limiti e dovrà essere bravo Thiago Motta a far sì che risaltino le qualità nel saper giocare il pallone, della sua un po' arroganza sportiva, stile brasiliana, perché anche lui tende a essere innamorato del gioco del calcio, di portare il pallone in avanti, la sua adattabilità, la duttilità, e dovrà trovare un giusto compromesso per non far sì che la Juventus sia sbilanciata in avanti e che riesca a essere molto efficace. Sicuramente tra Timothy Weah, Danilo e De Sciglio, quello è un grandissimo surplus che a mio avviso a quelle condizioni sarebbe un super affare di giuntoli. Ecco, quindi io cancello un gran pollice in su.